Il nostro focus invece del mese, perché è un approfondimento che facciamo ogni mese con Sergio Piovini, riguarda proprio i migliori settori del momento dell'S&P 500, per capire un po', tanto anche facendo un po' un parallelo rispetto al mese precedente, come guardare i settori, come approcciarsi per gli investimenti, insomma, dando delle indicazioni un po' più pratiche al di là poi dell'analisi, grafica. Sergio, dico bene? Sì, dice benissimo, Manuela, andiamo a vederlo subito, quello che ci presenta, quello che è successo, mettiamo così, in agosto e quello che si può prospettare per quanto riguarda settembre. Allora, cosa facciamo in questo contesto? Andiamo a vedere all'interno dell'indice Standard & Poor's 500 quali potrebbero essere i migliori settori e poi andiamo sul pratico, quindi con degli ETF. E per replicare un semplice portafoglio che può essere replicato in maniera molto molto facile. Iniziamo, quindi andiamo a vedere la prima slide comunque che faccio presente e chi vorrà ovviamente tenere presente di questo portafoglio di avere un'ottica temporale comunque minima, non breve, ma direi media di 5 anni. Questo perché nelle fasi ovviamente negative dei mercati, bisogna dare la possibilità poi al portafoglio di andare ad assorbire quella che è la fase negativa. La volatilità, quindi gli sbalzi di prezzi che il portafoglio può avere nel frattempo misurato un anno del 12,76, e da segnalare che nel 2022 il ribasso che ha avuto questo portafoglio massimo è stato del 13,21%, e mentre il ribasso massimo, tenendo presente lo storico del portafoglio che parte dal primo di gennaio del 2020, è stato del 30%, e quella famosa discesa di febbraio-marzo dovuto allo scoppio della pandemia. Bene, detto questo, insomma, per tenere presente quello di cui stiamo parlando, andiamo a vedere cosa è successo. Quindi partiamo dall'analisi di fine luglio. Cosa avevamo a fine luglio? Avevamo, concentrandosi soprattutto sui primi quattro settori, energia, servizi di pubblica utilità, salute e beni di prima necessità nelle prime quattro posizioni. Poi sul resto abbiamo immobiliare, industria, tecnologia, eccetera, eccetera. Avevamo queste posizioni. Da notare che questi quattro comparti tendono a essere prevalenti nelle fasi di maretta, mettiamola così, del mercato. Insomma, non sono i comparti preeminenti che si trovano in testa alla classifica nel momento in cui c'è un bel rialzo forte, una tendenza forte al rialzo dei mercati, come potrebbero essere i beni voluttuari, per dare un'idea, o la tecnologia, che come vedi erano abbastanza verso il basso. Andiamo a vedere cosa è successo nel mese di luglio. Qui abbiamo la classifica, quindi aggiornata a fine agosto. Cosa abbiamo? Abbiamo ancora energia, servizi di pubblica utilità, beni di prima necessità e salute. Quindi non è cambiato molto, si sono solo scambiati di posto salute e beni di prima necessità. I beni voluttuari e la tecnologia, come vedi, non riescono a rafforzarsi più di tanto alla fine del mese per andare ad occupare quelle che sono le posizioni primarie. Quindi anche da questa analisi ti sta ad indicare la difficoltà in generale del momento dei mercati, perché non riescono ad apprezzarsi, a rafforzarsi e rimanere nel lato della classifica due settori, come per esempio quelli di beni voluttuari della tecnologia, che di solito la occupano e per parecchio tempo, quando i mercati tendono a essere rialzisti. Quindi abbiamo ancora questo tipo di condizione. E per settembre, quindi, cosa faremo? Non faremo nient'altro che mantenere, qui lo vediamo in questa slide, gli stessi ETF che rappresentano quei mercati principali che abbiamo visto nei primi quattro gradini, mettiamo così, della nostra classifica. Quindi lo tengo lì un secondo questa slide. Cosa abbiamo? Abbiamo il settore energy, potete prendere quindi questo ETF di SPDR. Poi qui avete l'ISIN, qui avete il ticker, avete praticamente tutto. Sotto avete quello delle utilities, sempre della stessa casa di gestione, ISIN e ticker, Consumer Staples in terza posizione. Poi avete l'healthcare, anche questo, quindi con ISIN e ticker. Quindi semplicemente cosa si fa in questo mese? Non si fa nulla, si mantiene gli stessi ETF, si porta avanti, quindi inutile, tra virgolette, smanettare, comprare o vendere.
e via. Non si sprecano commissioni, soldi quindi di acquisto e vendita, e si mantiene, e rivedremo la classifica a fine settembre con la prima puntata utile, insomma, di ottobre, per capire se ci sono dei cambiamenti. Fondamentalmente, insomma, abbiamo visto, Sergio, che da agosto a settembre, almeno le prospettive per settembre, non sono cambiate molte. Beh, anche perché mi viene da dire che la situazione proprio in generale esterna, quella che poi dopo si traduce in concretezza negli investimenti, non è cambiata, non è modificata, ma questo l'avevamo anche già un po' ipotizzato. Perfetto, hai sintetizzato benissimo il pensiero. Per dirvela poi, così anche per durante il mese di agosto, il monitoraggio è andato avanti, poi quello che determina gli investimenti o le modifiche è quello di fine mese. Durante il mese, durante il mese di agosto, anche i settori più caratteristici di un mercato rialzo hanno provato ad andare verso l'alto e per qualche giorno hanno occupato anche le prime posizioni, quindi i consumer discretionary, quindi voluttuari e tecnologico, perché la borsa effettivamente ha fatto un buon rimbalzo da metà giugno in poi. Però nella prima, da metà agosto in poi, dove il mercato è ritornato indietro sui suoi passi, eccoli allora che riappaiono i caratteristici settori difensivi del mercato, quelli che tendono nella fase di ribasso a perdere meno rispetto agli altri, che tendono a perdere di più ovviamente nei momenti negativi del mercato. Quindi rimaniamo investiti su questi. Ok, ottimo, questo è sicuramente uno spazio operativo molto interessante. Poi chiaramente, lo diciamo sempre, gli investimenti vengono fatti anche su misura, per dire, Sergio Piovini non sta dando delle indicazioni rivolte a ciascuno di noi, nel senso che poi ciascuno di noi dovrà capire cosa vuole mettere sul tavolo, eventualmente poi può contattare Sergio per avere delle precisazioni ulteriori, così da chiudere un po' il cerchio. Queste sono delle indicazioni generali, proprio basandoci su come sono stati performanti o meno i settori. Sì, non è e non può essere ovviamente consulenza personalizzata. No, esatto, questo lo diciamo sempre, ma insomma è un disclaimer che è meglio sempre ogni tanto ricordare, però vale sempre, insomma sarebbe impossibile, mettiamola così, cioè voi che masticate di finanza anche meglio di me, insomma sapete che sarebbe impossibile fare una consulenza in questo modo, cioè chi la fa è assolutamente da allontanare. Allora, chiudo, andiamo a vedere un po' l'andamento del portafoglio. Certamente. Allora, questo è il mese di agosto, quindi comunque il portafoglio chiude positivamente, evidentemente abbiamo un andamento verso l'alto nella prima parte e poi segue anche il portafoglio al mercato, alla fin fine mi chiude con più 3,10%, che non è ovviamente da scartare, un buon risultato. Comunque lo storico che qui abbiamo riprodotto in questo grafico lo andiamo a vedere poi a livello di risultati, quindi questo portafoglio anche molto semplice da seguire, è in grado di fare dei risultati interessanti in questi ultimi 3 anni, non è chiaramente questo una regola per i prossimi, però comunque ti fa capire che delle possibilità importanti si possono ottenere anche in maniera molto semplice. Nel 2020 un più 13, nel 2021 un più 32 e dall'inizio di quest'anno, malgrado l'andamento di mercati in generale, ti sta dando comunque un più 15, che è assolutamente interessante. E qui per chiudere abbiamo l'andamento, una panoramica generale dei principali mercati azionari del mondo, lo vedete verso destra l'andamento dall'inizio dell'anno, quindi mercati americani fortemente negativi, un po' tutti, gli unici che tendono a salvarsi sono il Brasile e in pratica leggermente positivo l'India, poi tutto il resto è profondo rosso, quindi insomma un portafoglio che tutto sommato è riuscito a portare a casa dei risultati importanti finora, almeno in relazione al resto dei mercati che sono molto negativi.